Ciao a tutti e benvenute Molliche. Oggi insieme prepareremo la cheesecake al limone. Niente di più gustoso e fresco di un'ottima cheesecake al limone. Inizieremo con la preparazione della base biscotto, quindi vediamo gli ingredienti. 100 g di burro all'interno di un pentolino. Esce, giuro che esce. 200 g di biscotti, meglio ai cereali, sono più gustosi. E adesso fornello, lo facciamo sciogliere. E questi li frulliamo. All'interno di una ciotola versiamo i biscotti tritati. Questi daranno la giusta consistenza alla nostra cheesecake. Burro. Una volta che i biscotti hanno assorbito il burro, quindi a Napoli si dice sono diventati intrisichi, mettiamo via. Togliamo un po' di cose. Stampo, carta da forno. Chiudiamo lo stampo e andiamo a ritagliare l'eccesso. Rintagliamo, ma non troppo, perché sarà utile a prelevare la nostra cheesecake dallo stampo. Sistemiamo all'interno il composto di burro e biscotto. Stendiamo fino a ricoprire tutto lo stampo. E adesso posizioniamo in frigo per 10 minuti. Procediamo con il ripieno, quindi vediamo gli ingredienti. Per la crema al formaggio iniziamo a bagnare la gelatina. All'interno di una ciotola versiamo lo yogurt, formaggio spalmabile, qualsiasi, zucchero a velo, succo di un limone e frulliamo il tutto. Versiamo la panna fredda all'interno della ciotola. Fredda, se no non monta. Montata la panna, la versiamo all'interno del composto al formaggio. Pentolino versiamo 2 cucchiai di panna e portiamo a bollore. Ho ottenuto un bollore, spegniamo, versiamo all'interno la gelatina, mescoliamo fin tanto che si scioglie. Aspettiamo che un po' si intiepidisca. Tanti auguri a te! Versiamo all'interno del composto formaggioso.
riprendiamo la nostra base biscotto e versiamo la crema formaggio all'interno. Livelliamo la cheesecake con movimenti. Buona già così. E adesso in forno. No, in frigo. Inseriamo tutti gli ingredienti all'interno di un pentolino. Quindi, succo di limone, acqua, zucchero, amido e una punta di colorante alimentare. QB quanto basta. Mescoliamo. E adesso ai fornelli per farla addensare. Di tanto in tanto mescoliamo. Versiamo la gelée al limone in una ciotola e aspettiamo che si raffreddi. Ogni tanto mescoliamo. Una volta intiepidita, la versiamo sulla cheesecake. Posizioniamo in frigo per 8 ore. Trascorso il tempo necessario e come vola il tempo, coltello bagnato. Sistemiamo la cheesecake all'interno di un piatto da portata. Oh! Limone, e voilà, cheesecake al limone con i limoni di Sorrento. Sì, i limoni di Legnano. Un attimo. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi tutte le altre ricette.